Ciao a tutti, questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa zaino. Lo troverete scritti nell'info box. Per il fondo abbiamo 15 catenelle. E lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Arrivando alla fine, una catenella e giriamo il lavoro. Per completare il fondo per la borsa dobbiamo ripetere 35 righe di maglie basse. Ho terminato di lavorare 35 righe di maglie basse. Tagliamo il filo. Tagliamo la rete plastic canvas. Adesso andiamo a lavorare il perimetro del nostro fondo. Con uncinetto più piccolo inseriamo, prendiamo il filo. E lavoriamo una maglia bassa prendendo la rete e il lavoro all'uncinetto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Dobbiamo continuare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, negli angoli una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Con l'uncinetto 3,5 lavoriamo una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile, una catenella per trattenere il filo, una maglia bassa in costa, una maglia bassa in costa. Dobbiamo ripetere questo fino alla fine del giro. Non aumentare nell'angolo. Continuiamo a ripetere una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima. Iniziamo il punto 3 catenelle.
tre maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 3 punti di base, nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 3 maglie di base, nella quarta una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 3 maglie di base, nella quarta una maglia bassa, 3 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo a ripetere questo motivo fino alla fine del nostro giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Catenelle e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare dall'interno. Questo è il secondo giro. Dobbiamo saltare 2 maglie alte. Nella terza lavoriamo una maglia bassa in rilievo, 3 catenelle e 3 maglie alte nello spazio formato dalle 3 catenelle precedente. Di nuovo saltiamo 2 maglie alte. Nella terza lavoriamo una maglia bassa in rilievo. Tre catenelle e 3 maglie alte nello spazio formato dalle 3 catenelle precedenti. Continuiamo a ripetere il motivo fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Tre catenelle e giriamo il lavoro. Saltiamo 2 maglie alte, nella terza una maglia bassa in rilievo. 3 catenelle, 3 maglie alte.
volte nello spazio formato dalle tre catenelle precedenti. Di nuovo saltiamo due maglie alte, nella terza una maglia bassa in rilievo, 3 catenelle e 3 maglie alte nello spazio formato dalle 3 catenelle precedenti. Dobbiamo ripetere questo motivo fino alla fine del giro per completare l'altezza della nostra borsa. Dobbiamo ripetere il secondo giro fino ad avere 27 centimetri. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. La nostra borsa misura 27 centimetri. Adesso dobbiamo andare a lavorare 5 giri di maglie basse. Saltiamo queste catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, una maglia bassa e una maglia bassa. Di nuovo saltiamo le catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Saltiamo le catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Devo andare a ripetere questo per 5 giri di maglie basse. Ho terminato di lavorare 5 giri di maglie basse. Chiudiamo con una maglia bassissima. Ho tagliato già la rete da giardino. Ho chiuso. Vado ad inserirla dentro. Ho terminato di sistemarla dentro. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglia bassa intorno alla borsa. Una catenella, prendiamo sia il lavoro e la rete e lavoriamo una maglia bassa. Una maglia bassa. E così dobbiamo lavorare maglia bassa per tutto il giro. Continuiamo così fino alla fine. Ho terminato di lavorare il bordo, adesso lavoriamo un altro giro di maglia bassa. Una maglia bassissima per chiudere il giro, una catenella e lavoriamo un giro di maglia bassa. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. E così corpo borsa è pronta. Facciamo il cappio iniziale e abbiamo 25 catenelle per la padella.
ho fatto 25 catenelle, 3 catenelle che conta come una maglia alta e altre 3 catenelle e altre 3 maglie alte. Saltiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa e 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo saltando 3 catenelle di base, nella quarta una maglia bassa, 3 catenelle, 3 maglie alte. Continuiamo a lavorare fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 maglie alte. Della nostra borsa saltiamo 1 e 2 nella terza maglia alta, lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio delle catenelle precedente. Saltiamo 1 e 2 nella terza maglia alta, lavoriamo una maglia bassa in rilievo, 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio delle catenelle precedente. Di nuovo saltiamo 1 e 2 nella terza, lavoriamo una maglia bassa in rilievo, 3 catenelle e 3 maglie alte in questo spazio. Continuiamo a ripetere fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa sopra le 3 catenelle che abbiamo fatto precedente. Di nuovo 3 catenelle, giriamo il lavoro. Dobbiamo ripetere la stessa cosa che abbiamo fatto nel secondo giro. Continuiamo così fino ad avere l'altezza desiderata. Ho fatto un po' di giri, adesso a parte la misura ventidue centimetri. Taglio il filo. Vado a lavorare 4 giri di maglia bassa tutti intorno il perimetro. Inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, una catenella e lavoriamo maglia bassa.
l'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Giriamo, entriamo in questo spazio e lavoriamo due maglie basse in questo spazio, lavoriamo una maglia bassa in questo spazio qui formato dalle 3 catenelle, lavoriamo due maglie basse. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in questo spazio e due maglie basse qui, fino ad arrivare in quest'angolo. Arrivando in quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare maglia bassa in ogni punto disponibile. Saltiamo queste catenelle, andiamo a lavorare maglia bassa qui. Di nuovo maglia bassa in ogni punto disponibile, saltiamo la catenella, saltiamo queste 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Lavoriamo maglia bassa, saltiamo le 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. E lavoriamo due maglie basse in questo spazio formato dalle 3 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa in questo spazio. In questo spazio lavoriamo due maglie basse in questo spazio qui sotto. Lavoriamo una maglia bassa. Ci sono due spazi, questo qua formato dalle 3 catenelle e questo qua. Dobbiamo lavorare due maglie basse qui e una maglia bassa qui. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Lavoriamo 3 maglie basse in questo spazio, una maglia bassa qui, in questo lavoriamo 3 maglie basse, in questo spazio lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo 3 maglie basse. Basse, una maglia bassa e 3 maglie basse. Una maglia bassa e qui lavoriamo 2 maglie basse perché abbiamo iniziato lavorando una maglia bassa all'inizio. Chiudiamo con una maglia bassissima. Così abbiamo completato il primo giro del perimetro. Dobbiamo lavorare a 3-3, ricordando di aumentare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nei 4 angoli.
Ho lavorato 3 giri di maglie basse da Miami fino e ricreiamo l'assola di chiusura e facciamo l'assola di chiusura. Adesso andiamo a tagliare la rete per rinforzare la patella. Ho tagliato già la rete, mettiamo la patella sopra con l'uncinetto più piccolo, sto usando 3 mm. Andiamo a lavorare il perimetro di maglia bassa. Questo sarà l'ultima, questo sarà l'ultimo giro da fare per poter fissare la rete. Prendiamo il filo e lavoriamo una catenella, una maglia bassa. Inseriamo l'uncinetto . Prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, prendendo sia la rete e il lavoro all'uncinetto. Arrivando qui all'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così per tutto il perimetro, ricordando nei 4 angoli si lavora una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Ho terminato di lavorare l'ultimo giro del perimetro assieme con la rete. Adesso tagliamo il filo. Facciamo la zona di chiusura. E così abbiamo terminato la nostra patella per lo zaino. Abbiamo già il corpo della borsa, la patella, che già sono andata a ritagliare la stoffa per la fodera. Ho preparato anche la fodera
per il corpo borsa lo faccio in questa maniera, che andrò a inserire poi dentro, ma prima di attaccare la fodera devo cucire con l'ago e filo qui sotto questi due anelli di, per poter attaccare poi la tracolla per lo zaino. Poi andrò a cucire solo la parte di sopra di questa fodera per la patella, per poter poi andare a cucire qui dove ho messo il segnale, qui dove ho messo il marcapunto, a cucire la patella qui. Continuiamo a mettere tutti gli altri pezzi che servono per assemblare la nostra borsa. Con l'ago da lana e il filo entro dentro, faccio passare qui sotto, inserisco l'anello e andrò a bloccarlo con il filo, facendo passare più volte per tenerlo fermo qui. Vedete, così andrò a passarlo più volte. Ho terminato di cucire tutte e due anelli di, adesso vado a cucire questo lato prima di attaccarlo alla borsa. Vado a cucire questo lato della nostra patella prima di cucirla poi alla borsa. Con l'ago e filo ho terminato di cucire questa parte. Prendiamo la borsa, appoggiamo, cerchiamo di centrare bene e poi con l'ago e filo vado a cucire questo lato. Vado ad applicare questi due ponticelli qui, che ci servirà per montare il manico. Prendiamo la borsa e chiudiamo, e così possiamo prendere la misura dove applicare i ponticelli. Ho posizionato i due ponticelli. Con l'aletta andrò a bloccarla dietro. La stessa cosa farò con quest'altro. Andiamo ad inserire la corda per poter tirare lo zaino. Con l'aiuto dell'uncinetto passiamo qui. Tiriamo la corda.
andremo a fare passare da questo lato, passare da qui e poi tirare, per poter tirare. Ho terminato di passare la corda, adesso inseriamo la ferma corda, facciamo passare due da ferma corda. Ci aiutiamo con l'ago. Ecco, sono passate tutte e due e così possiamo fermare la corda dello zaino. Abbiamo 10 catenelle. E lavoriamo maglia bassa in ogni catenella disponibile. Arrivando a questo punto, invece di tornare indietro, dobbiamo lavorare da questo verso, una catenella, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e continuiamo a lavorare maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a questo punto facciamo una catenella, una maglia bassa e una catenella. E tagliamo il filo. Ho lasciato un po' abbondante per poter cucirla alla borsa. Passiamo l'ago e andiamo a chiudere. E così abbiamo questo qua per poter passare la corda per lo zaino. Adesso prendiamo la borsa da dietro, andiamo a applicare questo in questa maniera con il filo. Sistemiamo e facciamo passare da qui. Facciamo passare due o tre volte. E la stessa cosa faremo con questo lato. Ho terminato di cucire dove andremo a passare la corda per lo zaino. Ho fatto questi due manici a spirale, che vi lascerò il link del video sotto, perché già l'ho fatto tempo fa. Per non fare diventare il video troppo lungo, ho evitato di farvela vedere qua direttamente. Adesso questo, che sarà il manico di sopra, andremo ad applicare questi due boccioli con i ganci, con il moschettone, che sarà rimovibile, e questo qua andremo a passarlo qui. Che poi andremo ad applicare
questa catena qua, dobbiamo cucirlo qua e poi agganciare questo qui in questo modo. Possiamo toglierlo anche per utilizzarla come manico a spalla se vogliamo, però saranno sempre rimuovibili. Con l'ago e filo andiamo a cucire la catena al manico a spirale. Lo passiamo più volte e andremo anche a bloccarlo. All'interno tagliamo il filo. Con l'uncinetto e lo passiamo dentro. Fine con l'accendino andiamo a bruciarlo e bloccarlo all'interno. La stessa cosa faremo qui. Andiamo a bloccarlo all'interno e così questo lato è pronto. La stessa cosa faremo con questo lato del manico. Ho terminato di fare anche da questo lato e così si può agganciare in questo modo e fare la parte dello zaino. Completiamo monomanico sopra. Per questo manico ho utilizzato la colla per fissarlo. E poi si può anche utilizzare i viti per vitarlo bene, ma siccome questa colla è molto forte lo lascio in questa maniera. Per completare la nostra borsa andrò a cucire i bottoni magnetici in questa maniera, uno qui e uno qui. La stessa cosa farò con questo, uno e uno, e alla fine metterò anche la targhetta davanti e poi cucire la fodera, sia quella interna e questo qua della patella. Vi faccio vedere poi la borsa tutta finita alla fine. Ecco, la nostra borsa zaino è pronta. Ho messo la targhetta, il manico monomanico rimovibile, due bottoni magnetici, la corda con ferma corda, la base
tutto lavorato all'uncinetto. Dietro con il manico sempre rimovibile che fa manico per lo zaino. Questo è il laterale. Vi lascio scritto la misura della borsa sopra. La borsa è tutta foderata all'interno. Ho messo anche la tasca interna con la cerniera. Spero che la borsa vi piaccia, che lo spunto vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!